il miglior amico dell'uomo è il lavoro. I detenuti della casa circondariale di Santa Maria Maggiore citano questo antico proverbio turco per testimoniare quanto in carcere il lavoro sia fondamentale. Lo raccontano davanti a tutti, nella chiesa dell'istituto penitenziario, al termine della messa di Natale presieduta dal patriarca Angelo Scola. Un centinaio di detenuti italiani, rumeni, moldavi, africani vi ha partecipato. Una società civile che non sa proporre una espiazione medicinale che faccia risorgere l'io, non è ancora propriamente una società civile. Il perdono è la mano di Dio che ci prende da sotto, ma che muove la nostra libertà ad un risorgere. E questo ha bisogno di tempo, di inizio. In questo senso, certamente il lavoro in carcere è uno strumento medicinale di primaria importanza. Il lavoro, soprattutto quello fuori dal carcere, potrebbe in parte risolvere ad esempio il problema del sovraffollamento, che anche qui a Santa Maria Maggiore ha i caratteri dell'emergenza. Ormai ci siamo attestati su una media di 320 detenuti, quindi sicuramente c'è un forte tasso di sovraffollamento, che è anche aggravato dall'estrema fluttuazione delle persone che entrano e che molto spesso vengono scarcerate nel giro di 3 giorni. Diciamo che nei primi 9 mesi dell'anno, su circa 900 ingressi, poco più di 500 sono state le persone scarcerate appunto nell'arco delle 3 giornate. Quindi questo aumenta sicuramente le difficoltà. Una situazione dura, di cui una volta varcati questi cancelli ci si può dimenticare. E invece è proprio qui, in un luogo come questo, che il Natale ha un significato speciale, perché è quando l'uomo si trova nella prova, dice il patriarca, che si pone la questione del senso della vita. Una questione che, dentro o fuori da queste mura, ci accomuna tutti.